Cari amiche, buongiorno. Oggi vi presentiamo questi girocolli che abbiamo realizzato con la corda da climbing, impreziosita poi con delle catene di strass insieme a del filo di poliestere cerato da 1,5 mm. Quindi questo è sulla tonalità del marrone, abbiamo realizzato anche il bracciale coordinato e poi ci sono questi due girocolli, come vedete si può giocare molto perché non sono altro che due intrecciati insieme. Quest'oggi andremo a realizzare un altro girocollo nella tonalità dell'arancio, come questo bracciale. I materiali che ci occorreranno sono una confezione di corda da climbing, codice CCGI, una confezione di filo di poliestere cerato da 1,5 mm, codice MIN132Q, tre confezioni di catena di strass da 4 mm colore cristal oro, codice CAT30C, una chiusura magnetica, codice CC59, e un tubetto di colla, codice MIN345B. Quindi siamo pronti per iniziare il lavoro. Per iniziare prepariamo tutto l'occorrente, quindi ricaviamo dal climbing una corda lunga 50 cm, poi 5 fili di catena di strass composti da 40 strass ciascuno, e per il poliestere cerato ne occorreranno 2 metri. Quindi iniziamo prendendo l'esatta metà della nostra corda da climbing, 25 cm. A questo punto metto un pezzettino di filo all'altezza dei 25 cm. Prendo la catena di strass e conto esattamente 20 strass, devono essere 20 sia da una parte che dall'altra. Quindi 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19 e 20. Quindi prendo questo filo e faccio un doppio nodo. A questo punto prendiamo il filo di poliestere cerato e andiamo a fare un nodo più o meno a questa altezza. Non lo stringiamo molto, perché adesso andiamo ad inserire le catene di strass, quindi tiriamo prima questa e la inseriamo qui, a questa altezza. Adesso prendiamo la seconda quarta e la quinta. Quindi stringiamo bene. Facciamo un doppio nodo e a questo punto possiamo sciogliere questo che abbiamo fatto all'inizio al centro. Quindi abbiamo inserito tutte le 5 catene di strass. Adesso con questo filo, con la parte più corta, andiamo a fare due giri di rifinitura. Quindi uno, due, e lo inseriamo qui all'interno.
che possiamo stringere. Adesso questo lo manderemo qui sotto ai giri che andremo a fare con quest'altro capo, il più lungo. Andremo ad infilare, praticamente lo faremo girare intorno alla corda da climbing inserendolo in questi spazi che si trovano tra i due strass. Quindi iniziamo. Facciamo rotare la nostra corda da climbing e nel frattempo inseriamo sotto anche questo filo. Quindi dobbiamo ottenere questa lavorazione per tutta la lunghezza degli strass. Quindi continuiamo così fino a terminare gli strass. Una volta arrivati alla fine degli strass, andiamo a fare due giri di rifinitura anche da quest'altra parte. Quindi facciamo un giro, due giri e lo inseriamo, reinseriamo il filo qui all'interno. Stringiamo bene. A questo punto, con l'aiuto di un uncinetto oppure un punteruolo, qualsiasi cosa di metallo sottile avete a casa, dobbiamo fare in modo di tirare questo filo, di farlo passare sotto questi altri per 2-3 fili. Quindi ce lo tiriamo dentro. Facendolo passare sotto questi altri fili. Quindi è sufficiente fin questo punto qui. Quindi adesso possiamo tagliare il filo. Lo bruciacchiamo leggermente con l'accendino per bruciacchiare questi fili in eccesso. E lo fissiamo con un goccino di colla. Facciamo la stessa cosa anche da quest'altra parte per rifinire il bracciale. Quindi sempre con l'uncinetto ce lo tiriamo fuori, questo filo in eccesso. Lo tagliamo. Bruciacchiamo leggermente questi fili. Di colla. A questo punto possiamo inserire anche la chiusura. Quindi prendiamo una parte della chiusura e mettiamo all'interno 3 goccine di colla. E inseriamo la corda da climbing in questa parte della chiusura.
Premiamo bene per alcuni secondi. E quindi andiamo a fare la stessa cosa anche da quest'altra parte. Mettiamo la colla all'interno della chiusura. E inseriamo il climb all'interno di quest'altra parte. Quindi questa è la nostra collana terminata. Vi mostro i nostri girocoli terminati. Li abbiamo uniti insieme per farvi vedere anche l'effetto che hanno intrecciato in queste due colorazioni, così come anche i due bracciali nelle stesse colorazioni. Vi ricordiamo che per qualsiasi cosa ci potete contattare anche telefonicamente e tutti i materiali che abbiamo utilizzato per questo tutorial li troverete sul nostro sito millelucistones.com. Vi ringrazio per l'attenzione e arrivederci al prossimo tutorial.